Abbiamo con noi il mister della formazione vibonese, mister Cambria. Buonasera, mister. Buonasera a tutti voi. Dunque, mister, partiamo. Ecco, abbiamo parlato della stagione del sì. San Luca, ma possiamo parlare anche della vostra. Anche quest'anno, dopo una partenza forse un po' a rilento, alla fine si sono guadagnato un bel po' di posizioni, 33 punti, assolutamente in linea con quelle che erano le aspettative, anche qualcosa in più, perché la salvezza magari non è matematica, ma virtualmente ci si può sperare sì, che arrivi. Sì. Sì, va bene, ormai la salvezza penso che sia cosa fatta, perché anche abbiamo domenica prossima abbiamo una partita con l'Aurora, è un'Aurora che ormai diciamo è rassegnata alla retrocessione, quindi con 36 punti dopo saremmo salve. Avremo ancora altre due partite in casa con Taverna e Stellese, noi cercheremo di fare il meglio possibile per chiudere una stagione che per noi è stata una stagione positiva, una stagione dove il nostro traguardo l'abbiamo raggiunto nel migliore dei modi. Mi sente? Sì, sì. E quindi diciamo che siamo molto, molto soddisfatti del nostro campionato. Dicevamo prima con l'avvocato Romeo, il Filogaso, proprio per la sua situazione di classifica, domani potrà presentarsi al Corrado Alvaro in maniera spensierata, perché in ogni caso non c'è da fare drammi qualora arrivasse la sconfitta, anche sì, perché appunto sì, c'è sì, questo entusiasmo. Assolutamente, non c'è da fare drammi, però non ci piace neanche esatto. Recitare il ruolo della vittima sacrificale, proprio è normale che... Proprio questo volevo chiedere, nel senso, questa spensieratezza misto anche alla possibilità di essere i primi a portare via, come si dire, lo scalpo. Ma infatti, noi non ci diamo limiti, anche perché giocando, come hai detto prima tu, un po' tranquilli, magari si fa pure meglio. Sappiamo la forza dell'avversario, che la caratura è di categoria superiore, senz'altro, superiore a noi come organico, però noi andiamo a fare la nostra onesta partita come abbiamo sempre fatto, cercando di onorare quella partita dove ci saranno tante tante persone che verranno a guardarla. Il Filogaso sicuramente cercherà di fare bella figura, di fare il possibile per uscire tra gli applausi del pubblico che si guarderà la partita. E quali saranno, secondo lei, i temi di questa sfida per provare a fermare la corsa di questa corazzata? Cioè, ai suoi ragazzi, due minuti prima di scendere in campo, oltre magari a battere la mano sul petto come faceva Cooper, cosa dirà, cosa si potrebbe fare? Ah, sicuramente quello sarà una partita dove dobbiamo essere compatti, dove sicuramente dobbiamo tenere bene i reparti stretti, dove dopo ripartire con la nostra qualità che abbiamo dal centrocampo e attacco, che sicuramente è stato una delle nostre forze, perché se è vero che il San Luca ha 100 gol, vuole il traguardo dei 100 gol, noi siamo quasi ai 50, siamo il terzo attacco del campionato, quindi abbiamo 3-4 giocatori a 11 gol, quindi significa che abbiamo fatto benissimo anche come fase offensiva. Magari pure se non diciamo che nel corso del campionato abbiamo perso due pedine in fase difensiva, il capitano nostro dopo l'altro ragazzo che dopo lo sostituiva, i tre che eravamo partiti, diciamo, ne abbiamo perse due e non siamo riusciti a sostituirle a gennaio, e quindi rimane un po' quell'amaro in bocca, che magari si poteva fare qualcosa in più se avessimo avuto i due difensori come da inizio campionato. L'ultima domanda, visto che abbiamo fatto un pochettino il bilancio, l'anno prossimo lei darà priorità al Filogaso, cambierà strada, perché comunque è già da un po' che sta facendo bene in maglia verde, questa è una domanda che al momento non pensiamo, queste 5 partite, anche perché io sono arrivato lo scorso anno diciamo a dicembre, quindi mi hanno riconfermato per quest'anno, perché avevo salvato la squadra, avevo fatto bene, quest'anno abbiamo fatto anche un bel campionato, poi sarà
la società a decidere insieme a me, sicuramente, perché c'è un ottimo rapporto, un rapporto per me si è instaurato con la massima fiducia nei miei riguardi, e io li ringrazio perché è dallo scorso anno che mi hanno dato la guida della squadra, io ho avuto la massima fiducia di loro, che non è mancata mai in tutto l'arco del campionato, anche all'inizio quando siamo partiti un po' in sordina, anche per tanti episodi, diciamo, tra infortuni, squalifiche e cose varie, diciamo che la società mi è stata sempre vicina, io li ringrazio, e poi un altro anno a fine stagione vedremo quello che tireremo le somme tutte e due, e vedremo se sarà il caso di continuare oppure di salutarci, ma questo non toglie che io a Filovaso sono molto legato, perché è una società seria, una società che è nel suo piccolo, perché vi ricordo che è un piccolo paesino che già da 7 anni che fanno la promozione, quindi già è un grosso traguardo per loro la salvezza. E non lo so, poi un altro anno programmeremo, non ti so dire le intenzioni della società e mie, io non, al momento no, non penso a questo, penso a finire la stagione nel miglior dei modi possibili. Diciamo così, vi siederete a un tavolo a discutere sì, e o si continuerà o ci si lascerà bene, ecco, queste sono le due. Ma, senza ombra di dubbio che pure che a fine stagione chi dei due deciderà magari di lasciarlo, se si continua non si sa, ma sicuramente ci sarà una grande stima reciproca che ci ha seguito in questo anno e mezzo di percorso insieme, questo è senza ombra di dubbio, no, la cosa che ci tengo a precisare, perché sono di una società splendida e io mi sono trovato benissimo e li ringrazio per questo. Grazie mister per essere intervenuto. Grazie, alla prossima. Grazie a lei. Grazie dunque a mister Cambrea del Filogaso.